Oggi parliamo del bando extra FUS per tutte quelle compagnie teatrali che pur svolgendo attività professionistica non sono iscritte al FUS nazionale, Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura. Questa legge è nata proprio durante il Covid. Io insieme alla mia collaboratrice dottoressa Lupo abbiamo recepito il grido di aiuto che veniva da tutte queste compagnie professionistiche e proprio durante il Covid abbiamo fatto incontri tramite la rete, quindi delle call e da lì è nata questa norma che abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale. Devo ringraziare tutti i consiglieri, maggioranza e minoranza, perché all'unanimità è stata approvata questa norma e quindi oggi parte il bando, quindi possiamo dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo, siamo stati concreti, abbiamo risposto alle esigenze del territorio. Sono somme ancora sicuramente non sufficienti a soddisfare tutte le esigenze e le richieste delle associazioni, delle compagnie teatrali, però è un primo passo e noi speriamo che negli anni futuri la Regione sarà sempre più impegnata a trovare delle risorse economiche per finanziare questo ramo della cultura che è un ramo vitale per la nostra Regione.